Eccoci! Come avete visto, questo è l'intro di Kingdom Come Deliverance, un gioco che mi sta prendendo molto e è disponibile da oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One, dopo 4 anni circa di sviluppo e una campagna Kickstarter che, da quello che mi ricordo, è andata abbastanza bene. E devo dire che è un grandissimo, grandissimo gioco. Non me l'aspettavo così bello perché riesce a far vivere delle atmosfere e delle atmosfere, delle ambientazioni medievali, dato che siamo nel 1400, 1403 mi sembra, o qualcosa giù di lì, nella Boemia medievale. Quindi siamo veramente dentro al Medioevo. E praticamente direi di iniziare una nuova partita, sperando qua che si possa fare più salvataggi. Vediamo un attimo, carica. Non so se mi fa. Ragazzi, non so se mi fa fare più salvataggi, eh. Non so. Vabbè, ragazzi, ce la rischiamo, va. Nuova partita, voglio farvelo vedere dall'inizio perché. Ah no, ok. Linea di gioco 1, linea di gioco 2, vuoto, ok. A posto, a posto. Già risolto. Noi praticamente siamo Harry, un figlio di un fabbro, quindi praticamente un signor nessuno. E ci ritroviamo a dover assistere a varie vicissitudini. Warlord Studio, sono gli sviluppatori, scusate, gli sviluppatori del gioco. All'inizio di un secolo si rivelò un'epoca di notevole fermento per il Sacro Romano Impero. Dopo il florido regno di Carlo IV arriva Venceslao, che invece è un po' un pigrone. L'indolenza di Venceslao suscitò l'ostilità di molti nobili e Sigismondo lo attacca, lo rapisce. Siamo nel periodo dello scisma, eccetera, eccetera, eccetera. Le atmosfere devo dire che sono veramente uniche. Raramente mi è capitato di giocare a un gioco del genere. Veramente ti fa capire la realtà di quei tempi e la bellezza anche di quei tempi. Scalica Argentea 1403. Avevo ragione prima, 1403. Già si profuma, si sente il profumo di Medioevo. Kingdom Come Deliverance. Devo dire che è veramente molto curato, soprattutto l'aspetto storico del gioco, perché come vedremo dopo ci saranno i codex, ci saranno un sacco di documenti con i quali approfondire anche la storia, la vera storia. Ovviamente non viene riportata per filo e per segno, però la maggior parte degli avvenimenti sono di sicuro segnati su Kingdom Come Deliverance. Devo dire che probabilmente, vista la sua natura, l'aspetto di, diciamo, di animazioni e di gameplay forse è un po' sotto la media, ma neanche tanto, perché comunque devo dire che ho appena iniziato il gioco, sono le fasi iniziali, subito dopo la prima missione, no, le prime missioni. Comunque promette davvero davvero bene, cioè abbiamo veramente da poche ore, quindi non ho potuto giocarci molto. Drinking like a lord, praticamente siamo un ubriacone e dovremmo aiutare
Harry, cioè il padre di Harry è sommato a fare le faccende, ma per ora siamo un po' sulle nostre. Il personaggio ovviamente non è modificabile perché siamo appunto Harry, che comunque ha il suo carisma. Abbiamo già una mano. Tanto non capisco perché non mi ha preso una G nel titolo, vabbè. Mi ha fatto mettere il gioco giusto, ma nel titolo non c'è Kingdom. Niente, non si può modificare. Aspetta un secondo, è un problema. Non si può. Perché? Perché mi fai questo? Twitch, perché? Deciditi, perché? No, eh. Ok, una visita in attesa. Siamo noi. Adesso, vedete, il gioco è in prima persona. Oh, adesso me l'ha preso. Ok, finalmente. Ok, come vedete questo sarà sempre il menu dei dialoghi che troveremo. Adesso ci fa scegliere le caratteristiche principali, però comunque potremmo modificare più avanti a nostro piacimento. Vai. Lo spadaccino. Mentre per ora siamo veramente sottoterra, praticamente. Cioè, questo, il nostro personaggio non sa neanche maneggiare una spada tra un po'. Bianca, che dovrebbe essere la nostra, tra virgolette, fidanzata. Ok, queste, vabbè, non serve a niente, concludi il dialogo. Ok, un'altra caratteristica principale e fondamentale del gioco che ha delle componenti survival veramente interessanti. Dovremo ovviamente mangiare, riposare e quant'altro per stare sempre sul pezzo. Intanto raccogliamo un po' di roba che c'è qua, così almeno ce la portiamo dietro. Ma state attenti perché quando raccoglieremo la roba, dopo qualche giorno, se ce la terremo con noi, questa andrà male, quindi sarà praticamente immangiabile e se la mangeremo potremo rischiare di essere avvelenati, quindi non buono. Adesso fammi vedere un po' di lenticchie, che non mi piace, ma prendo il panino ovviamente, lo prendiamo. Adesso vi faccio vedere anche l'inventario, così vedete un po' i menu di gioco come sono fatti. Vi ricordo che questo gioco non è un AAA, ma è nato come da una campagna Kickstarter, quindi ragazzi, per quello che ho visto, che sto vedendo, è splendido contando la sua storia. Poi ovviamente non è ai livelli, non so, di giochi tipo Skyrim così, ma nel senso che non è proprio paragonabile, perché sono un contesto e un mondo diverso. Intanto prendiamo tutto, anche se in realtà rischio, perché poi non penso che riuscirò a mangiare tutto quanto, però intanto. Oh, guarda quanta roba.
adesso. Ah no, ok. Questo. No. Almeno con il tasto giù. Ok, questo siamo noi. Come vedete in basso a destra ci sono un bel po' di abilità e di parametri. Cioè energia, condizione, sazietà. La sazietà sarà fondamentale ovviamente per non morire di fame. E anche visibilità, appariscenza e rumore saranno tre componenti fondamentali, dato che varieranno a seconda del vestito che avremo addosso. Quindi se avremo un vestito che è di alto rango, ovviamente la gente ci prenderà più in considerazione. Ma dovrebbe cambiare idea anche sulle macchie di sangue e affini, quindi se avremo un vestito macchiato di sangue magari non ci calcolerà molto perché avrà paura, oppure magari le guardie dovrebbero tenerci più in considerazione. Poi ovviamente come vedete ci sono i parametri di difesa, per ora non abbiamo niente, però vediamo un po'. Usciamo. No, sbaglio tasto. Lo definirei comunque un po' spartano, ma spartano non in senso negativo, perché davvero ho un gran bel gioco. Ah, giochi ci sono. Mi sbaglio sempre. Ok, questo è il nostro giocatore. Vedete, comunque possiamo scegliere diverse abilità per impreziosire il nostro sapere, poi forza, agilità, anche queste si diramano, eccetera, in diverse cose, eccetera, eccetera, eccetera. Poi il cavallo non ce l'abbiamo per ora, le missioni, come vedete, una visita in attesa, sono tutte spiegate a fondo. Ma la cosa più interessante, oltre alla mappa, che adesso vi faccio vedere se riesco. Ok. Come vedete questo, vabbè, per ora possiamo solo vedere il nostro villaggio, ma guardate che belli, come è fatta bene, veramente una bellezza. E l'ultima cosa, che alla fine è una delle più importanti, il codex, e praticamente sarà il nostro taccuino dove segneremo tutto quanto, e a parte i generali dove ci sono tutte le cose più importanti di quei tempi, ossia l'araldica, i carri carrelli, come vedete, eccetera, eccetera, eccetera. Troviamo anche delle componenti storiche. Quindi, mannaggia a me che sbaglio sempre. Tipo, luoghi, regina di Scarica Sassau, che è dove siamo noi, ma anche il rapimento di Venceslao IV da parte di Sigismondo, la conquista di Gutenberg, l'epoca d'oro di Carlo IV. E poi così via. E ci sono un sacco, ma un sacco di informazioni, ma anche a livello storico. Quindi davvero un lavoro egregio. Qua troviamo tutti i personaggi. Carlo IV, il povero ormai Carlo IV che nel 1403 è già andato da un bel pezzo. I papi, ci sono i due papi, uno ad Avignone e uno a Roma, dopo lo scisma. Poi Sigismondo, poi, e Venceslao IV, il pigro, perché non era neanche andato alla sua cerimonia di incoronazione, quindi è un po' così. E poi qua abbiamo il tutorial sulle varie meccaniche, che ovviamente non so farvi vedere per filo e per segno, perché la cosa importante è farvi vedere come funziona il gioco. Dicono che lo scassinamento sia molto complicato, però non ho ancora avuto la possibilità di vedere. Fonti di luce, gabinetti, vabbè, qua abbiamo un sacco di roba. Ok, comunque possiamo andare avanti. Ok, questo è il nostro padre. L'unica cosa che mi ha lasciato perplesso per ora è queste interruzioni che durano anche qualche secondo di troppo, forse.
Serrazic, che è praticamente il personaggio che abbiamo visto a cavallo all'inizio dell'introduzione. Ok, adesso dovremmo recuperare il carbone, un po' di birra e i debiti da Kunesh. Così vi faccio anche vedere il sistema di combattimento, che ricorda vagamente For Honor, però credo sia addirittura più complesso di For Honor. Perché lì abbiamo tre direzioni, mentre qua ne abbiamo cinque più gli affondi. Comunque il gioco è tutto sottotitolato in italiano e devo dire che sembra molto, molto fedele, comunque una traduzione decisamente ben fatta. Ok, dobbiamo anche ritirare i pezzi della spada dalla guardia, che ovviamente sarà la prima cosa che vedremo e che recupereremo. Bianca. Comunque c'era gente che criticava le animazioni facciali così, o comunque sia la definizione dei modelli, ma a me francamente sembrano comunque di buona fattura. Ok, la maggior parte delle missioni può essere completata in modi diversi. Ovviamente avremo diverse possibilità grazie ai dialoghi, possiamo fare lo spaccone, possiamo essere timidi, eccetera. Parliamo subito con Janek, la guardia, che ci deve i pezzi di spada. Si sente proprio l'aria da Medioevo. Il Sassaro. Ci hanno spesso un po' di buttare la mano così. Ok, grazie mille. Ok, e la prima è andata. Ok, ritira la guardia al castello. Poi, seconda cosa, tanto guardate qua una cosa che mi ha lasciato veramente. Guardate, ci sono le mosche che vanno in giro vicino ai cavalli. È un piccolo dettaglio, però è molto molto simpatico. Ok, intanto con la mappa schiacciando il tasto in su possiamo vedere dove sono le nostre missioni. Questo è il nostro personaggio Kunesh, che è il tizio a cui cioè, che ci deve dei soldi. Questo tizio qua invece, ah, non è niente. Ok, eccolo lì. Non rubo a Kunesh perché poi metti che mi seguono tutti. Salve. Vediamo se si arrabbia come nella mia run. Vedete, un po' i caricamenti dei dialoghi sono un po', cioè interrompono un po' l'andamento. I got nothing. Persuasione. Ok, vedete, ci sono quattro diversi modi di persuadere. E di solito il dialogo, per ora che siamo a livello basso, non è che funzioni molto. L'unico problema di questo modo è che ci sono, cioè di solito c'è la barra di
di tempo in cui scegliere è un po' poco, quindi non è che hai il tempo. Intanto, ok, mi è andata come la prima run. Adesso si arrabbia e vuole picchiarmi. Così faccio vedere un po' di combat system. Ok, il combattimento. Come vedete, possiamo dare i pendenti, stoccata, poi il calcio. Sblocca, a parata. Ok. E tutto va in base all'energia. Dai, perché non lo pigli? Niente, oh, non me lo fa pigliare. Che vedete se... Dobbiamo stare attenti alla stamina. Oh, basta tirarmi i calci, infame. Ma dai, ma basta farmi le prese. Ma cos'è? Adesso tiro io i calci. Aia! Mamma mia, che destro. Anzi, oh, che mancino. Che comunque ce la stiamo facendo, eh. Oh, nuovo livello. Ottimo. Aia. No, no, no. Guarda te che infame. Mizia in faccia. Manco Conor McGregor. Floyd Mayweather, attenzione, lo scontro del secolo. Dai, questo l'avevo preso bellamente. Dai, basta pararti. E dai, sta cacchio di... Pugno in faccia. Oddio, sta roba. Vabbè. No, livello di forza. Dai, vuoi andartene, please? Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta. Enough, enough. It's all I have. Ottimo, chiave di Kunesh. Possiamo prendere quel cacchio che voglio, forse. Ascia di Kunesh. Possiamo anche lavarci, in realtà. Ok, e dovremmo anche mangiare. Aspettiamo un attimo. Cibo. Ok. Vediamo. Ho 22 mele, quindi. Ok. Tra l'altro mi è comparso anche il porcellino lì. Però non mi ha aumentato la vita. Aspettate un secondo. Perché non mi aumenti la vita? Zuppa di denti. Andiamo con panino. Ok, siamo pure sazi così. Faccio vedere che è meccanica della sazietà. Quando c'è quel porcellino lì, non possiamo più mangiare. Ok, dobbiamo digerire. Intanto saliamo. Non mi ricordo cos'è che era il ricognitore.
25% di donne vagabondo. Facciamo così. Ricognitore. Ok. C'è qualcos'altro? Dobbiamo entrare nella casa, ovviamente. Commerciante. Aspettate un secondo. Ok, dovrebbe essere di qua. Ah, qua c'è anche. Ci mangiamo una bella zuppa. Che però non ci fa. Non ci dà vita. Questi non sono soldi, purtroppo. Ok, avevo visto giusto, che di Punesh, vediamo tutto. Ok, faccio qualcos'altro? No, riscuoti il debito, obiettivo completato, e dovremo prendere un po' di roba dal tizio Mr. Carbone. Greetings, parliamo di affari. Ok. Qua adesso non abbiamo nessun soldo, però possiamo scambiare da bravi uomini medievali. E facciamo altro. Martello, ascia, martello, chiodi, a posto. E possiamo anche fare così, contratta. Così possiamo anche guadagnare quei 5 centesimi in più che ci spettano. Ok, questo. Ok. Però non abbiamo soldi, però possiamo fare così. Offri denaro. Ok, tipo adesso arriva a 0,8. Ah, 06 addirittura, che infame. Vabbè dai, tanto 06, 08. Ottimo, abbiamo recuperato pure il carbone. Adesso dobbiamo parlare a Bianca. E ci siamo. Aspettate un secondo. Questo però non l'ho pagato subito. Ho fatto prima andare via. Vediamo un po' cosa mi dice. Vedete, ce l'hanno un po' questa cosa di lanciare il braccio. Vai, andiamo. Vediamo un po'. Ah, così proprio. Questo mi dice qualcosa, mi dice. Taverna, ecco la nostra Bianca. Ah, adesso c'è la scena in tedesco. Stranamente. Winston is the king of Bohemia. Bohemia is his
Sigismund. Ok, il tedesco è stato abilmente umiliato. Stavolta però adesso ci vorranno fargliela pagare. Adesso partecipo perché nella mia run non ho partecipato. Vediamo un po' cosa succede. You mad? Sono proprio curioso. Ci so, ci so. Puoi vedere un po' cosa cambia, ragazzi, perché vi ho detto, nella mia run ho scelto di non fare l'infamone. Vediamo un po'. Vabbè, intanto sto caricando. Queste cose qua, i caricamenti sono un po' lunghini, diciamo. Dai, vediamo. Vediamo un po' cosa succede. Ok, dove devo andare? Alla, ok. Ok. Discuti il piano azione con i tuoi amici. Parliamone, vediamo un po'. Trova un modo per allontanare quella donna. Ottimo, sono il più sveglio del gruppo. Andiamo a parlare con la donna. Salve. Proprio così. Ottimo, vabbè, è stato più semplice del previsto. Ok, partita salvata. E adesso? Ma che schifo! Yeah,
Per me ci vede qualcuno, eh? Infatti. Arrabbiato? Ecco Lisa. Sfugge all'ufficiale giudiziario. Ai ai ai. Vabbè, è stato molto più semplice del prezzo. Andiamo da Punesh. Intanto vediamo un attimo la mappa, cosa abbiamo da fare. Compra la cassa di birra. Incontri i ragazzi da Punesh. Vai a lezione di scherma. Ok, intanto compriamo la birra, già che siamo, della nostra amatissima amata. Vediamo, eh. Ok. Bianca! Salve! Tantarandaran! E vabbè. What else? Scarafa per mio padre. Ottimo. Abbiamo anche la nostra caraffa. Grazie. Sei privato di 02. Ah, mannaggia. Questa cosa è una cosa che non mi piace. Quando la telecamera va un po' dentro quello che parla e poi va dall'altra parte. È un po' strano. Continua a fare. No, dai. See you this evening. Ho una sorpresa per te che non vedremo mai troppo. Ah no, ok, c'era già data. Ecco, vedete, ci sono qualche bug così. Però vabbè, niente di trascendentale.
Ok, praticamente la nostra grappa del salvatore ci servirà per salvare. Ma dai. Ok, andiamo là. No, aspettate però, da Cunef. Sì, dovrebbe essere là. Eccoci qua. Ottimo. Pretty close, eh? Sempre questa mano qua. Ovviamente. Ottimo, quindi abbiamo completato anche questa missione, possiamo andare ad allenarci con la spada e in teoria tornare a casa. Adesso vediamo un po', sì, dobbiamo andare a lezioni di scherma. Quindi vi faccio vedere, intanto guardate, ci sono le pecore che vanno in giro. Chissà perché non mi ha fatto recuperare la vita. Vediamo un attimo se riesco a mangiare qualcosa per recuperare. Tipo un po' di formaggio. Ah, sono ancora sazio, mannaggia. Ok. Ciao Vaniek. Insegnami tutto quello che sai. Certo devo sempre cominciare. Ok, adesso ci darà una spadina di legno e ci insegnerà qualcosina sul combattimento. Ovviamente è molto... Cioè, queste cose sono molto basilari. Ok. Poi mi dà un po' così, che se premete un po' troppo a sinistra o a destra, la visuale se ne va e quindi diventa... Oh, intanto ci ha ricaricato la vita. Okay. Vedi che è un po' For Honor. Ok. Ci siamo. Stoccata. Good, good. Ok, le combo che sono praticamente più colpi concatenati insieme. Appena me li fa sferrare. Comunque vedete, è veramente bello. Oh, l'ho preso. No, livello raggiunto con la spada. È un po' lo stesso progressione di Skyrim. Praticamente più usate le armi più diventate bravi. E questo è praticamente è il combat system. Adesso possiamo tornare tranquillamente da nostro padre, che sarà arrabbiato perché credo perché abbiamo lanciato il letame sul povero gran tedesco, però se lo meritava. Ok, la forgia è esattamente sentite l'atmosfera, le musiche, tutto ricorda il Medioevo ed è una bellezza infinita. Sì, dovrei aver tutto, credo. Sì, vai, inizia a forgiare. Ok,
Well done. Guarda che bellezza. Latin maybe? Ok, qua c'è tutta la scena. Sì, ma me l'hai detto anche quando non l'ho fatto. Go and clean up the mess you made and apologize to him. I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you? Do you? Understand. Good. And we'll never have this conversation again. Right to let traitors speak ill of our king. The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't been resist. So Deutsch spouts rubbish and war and turn into a common thug. He might win a fight with violence, but he'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Usa la crapa, Harry. Beh, comunque... Sì, ha cambiato un po', perché mi sembra che... si potesse scegliere se dire sono stato io o no. Vabbè, comunque, adesso completano la spada. Io faccio vedere tutto, tanto così sono i primi istanti di gioco. Poi nella prossima live andremo molto più avanti. Don. Ok. Adesso mette, ci manca solo l'impugnatura e siamo a posto. Robert, why did you leave Bath? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons for it. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Ok. Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, with a score of castles. Carlo. Sì, che era un imperatore. Beh, decisamente Venceslao era un pigro. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose life is born only once a thousand years. About Sigismund. You think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund. He brings shame to the royal name. Tutto vero. How's it going? Dopo 2 anni che siamo qui e non ho ancora messo a posto la spada. E ecco qua.
Ultimo tassello e ci siamo. Guardate qua che bella spada, purtroppo non sarà mai nostra, ma pazzesco. Adesso dovremmo recuperare un attimo i chiodi, ma vabbè. Ok, andiamo a prendere i chiodi magari. Ma in realtà forse li ho presi prima, adesso ce li avevo dietro. No, scherzavo. No. Chiodi, mangiamo un po'. No, non posso mangiare. Chiodi. Qua forse. Ma qua i grimaldello in casa mia, ma ragazzi. Mi sono perso i chiodi. Qua non c'è niente. Sono perplesso. Sono perplesso. Scusami, eh. Ah, e vedi, ci avevo già, ecco perché. Sì, ci vedremo proprio stasera. Che culo! Boh, non so cosa stia guardando, ma vabbè. Ok, tempo di provarla. Vediamo un po'. E opla! Super spada, ragazzi. La vorrei io che si vede una spada così. No, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Eccolo qua. E zac. Che figura! Ma. Vedremo tra qualche minuto, signor Fabbro. Such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune. Confermo. E invece siamo in questo posticino sperduto dove non possiamo fare nulla. È un master of crafting. Dopo Master of Pasta, Master of Crafting. Benissimo, adesso
Qualcosa non va bene. Successo. Time ago. I might tell you about it sometime, but not today. You teach me how to use it like Sir Radzik says. Why? Confermo che potrebbe tornare utile. E adesso vedete perché, ragazzi. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, sir. It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword. Che succederà. See the world. Continua a sperare. Giovane Henry, continua a sperare. Appunto. Messenger. He's in a hurry. What's happened? Ed eccoci qua, ragazzi. Primo colpo di scena. Qualcuno è abbastanza arrabbiato. Sono corsi vostri, proprio lui. Ed ecco qua, si incomincia, ragazzi. Qui incomincia il vero gioco. Tanto questi qua non è che corrono subito, no, vedono le frecce che gli arrivano addosso, ma... Guardate qua, un attacco veramente a sorpresa. Mi sa che la madre è un po' spacciata, caro signor Fabbro. Ok, noi praticamente dovremo correre e basta. Very mad, molto mad, ragazzi. Ovviamente qua c'è distruzione, il nostro grande padre che però se la vedrà molto molto dura, ragazzi. Ovviamente contro 16 miliardi di guardie non è che può far molto. Il povero Harry che assiste. Addio. Povero Martin. E Harry sta lì, tranquillo. È una brutta scena comunque. Molto, molto brutta. Povero Harry che è lì fermo, non capisce, deve scappare prima o poi. E c'è Stone Cold Steve Austin che è qua arrabbiato. Adesso scusate, proverai di inseguirci, ma
non andrà molto bene per lui. Cioè, vabbè, per lui come persona no, però per loro riusciranno a fermarli leggermente. E qua inizia il vero problema, perché cioè, ci ho messo qualche minuto in più a fare questo pezzo perché non riusciva a scappare, continuava a prendere un sacco di danni. Ok. E adesso ci tocca correre, ragazzi, perché siamo inseguiti dall'esercito di Sigismundo qua. Questo è. Non mi ricordo mai il suo nome perché ha troppe consonanti, quindi mi confondo subito. Scalica. Spada di Ser Razik. Ecco, Razik. Però l'unico problema, ragazzi, partita salvata. Ok, noi corriamo. Tra l'altro possiamo anche fermarci a prendere qualche cosa, tipo qualche fiorellino, ma l'unica volta che l'ho fatto le guardie mi hanno copato e non è stata una bella esperienza. Corri, corri, corri. Equitazione, intanto mi fa perdere il ritmo. Ok, non possiamo salvare quella donna purtroppo, ma dobbiamo montare a cavallo. Adesso incominciano a spararci le frecce. Aspettate, eh. Facciamo così. Salva partita, vediamo un po' un attimo come funziona. Ah, vabbè, me l'ha salvato così, ok. No, così almeno riprendiamo da qui e dobbiamo rifarci pezzo a piedi. Ok, adesso ci inseguono. Oh shit. Tra l'altro questo qua ha una mira veramente ottima e ci prenderà sempre, questo è il vero problema. Spero di riuscire a scappare la prima volta perché le altre volte sono morto bellamente. Ci ho messo tipo 3 o 4 volte per averla meglio. Cosa fa? Cosa fa? No, no, no! È impazzito! Mannaggia, abbiamo già perso tempo. Vabbè, ma ragazzi, ma vabbè. Si era incagliato lì e non so neanche dove. Non va bene, non va bene. Tanto sto prendendo la stamina. E la Madonna! Ma mi ha sciottato! Ma che cacchio ha fatto? Vabbè. Pazzesco, ragazzi, ma non ho capito, mi ha tolto metà vita in un colpo. Come cacchio ha fatto? Vabbè, non ho ben capito sinceramente cosa sia successo, ma va bene. Sono francamente perplesso perché avevo ancora metà vita, quindi almeno 4 frecce devo tenermele, ma va bene. Non ho capito perché sia morto, ma ok. Stavo correndo tranquillamente e invece no. Ok, siamo tornati qua. Il vero problema, ragazzi, è che. Vai, saltiamo questa parte. Ok. Ma perché ti giri? Mannaggia. Oh, ok, finalmente ha preso giusto.
Deve andare un po' zigzag, però. Ok, abbiamo presa bene stavolta, eh. Vedete che comunque ci sparano le frecce e sono difficili da evitare. Left. Ok, dobbiamo arrivare dietro quella collina. Vabbè, comunque ragazzi, vabbè. Questa volta, non so, la stamina non si consuma mai. Aia, guarda l'infame che ci ha preso. Scappa, scappa, zio. Dai, non finisce più sto pezzo. Vabbè. Aia, mannaggia. Ma si è buggata la vita, no? Dai, cavallino, resisti. Dobbiamo arrivare lì, dobbiamo arrivare lì. Fuggite, 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 fuggite. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Meno male. Forse? No, non ancora. Non ancora, non ancora. Sì, ma non tagliarmi la strada quando sono a cavallo. Che le prendi? Dai, cavallino, tieni duro. Tieni duro, cavallino. Tieni duro. Madonna. Vai, cavallo. Fatto, 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 fatto. Ok, finalmente siamo riusciti ad arrivare al riparo. Oh my god. Cosa incredibile che questi qua inseguono solo me. Ci sono 27 miliardi di persone, ma loro inseguono solo me. E non mi prendono mai, cioè dopo la prima freccia, con tutto le... quelle che ci hanno tirato addosso. Ok. Uso killer. Ho una freccia nel ginocchio, caro Harry. Ok, siamo arrivati alla nostra seconda, al nostro castello, la nostra seconda città. Con la freccia sempre lì nella coscia, che non vuole sapersi né di staccarsi. Vedete, sembra proprio di essere nel medioevo, è qualcosa di unico. La gente di Sigismondo. Katri. Sarò breve. Grazie. Questo farà un po' male. Aia, molto male. Morto. Finito Kingdom Come Deliverance. No, no, pelle dura. Vabbè che è una freccia nella gamba, cioè voglio dire. Farà un male cane, però. Rimane una freccia. Can you stand?
Ah, un cagnolino. Questo non avevo notato la prima volta. Dozens of banners flying on the hill above Scarlet's. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Scarlet's to the ground. A lot of people took refuge in the castle. I was impregnant. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans. Proprio così. It said they came to Hungary from the east. Now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Scarlet is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they come. Indeed, Sir Rogan. And our small garrison would be no help. Even if we could risk sinning. You think we're next in line? Maybe. What's your name, Harry? Son of the Scarlet's blacksmith. I know him. Did he make it into the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of him. Make sure he gets something to eat. Ottimo, proprio quello che vorrei fare io. Ottimo, adesso siamo ancora... No, adesso dovremmo rifornirci di cibo e poi andare a dormire. Parla con Sir Robard. Hai scoperto il tuo letto. Oh, anche il fornaio. Queste poi sono tutte nozioni che ci saranno anche nel codex. Ok, siamo un po' messi male. Faccio vedere un attimo il codex. Ok, vedete, aggiunto cavallo, alcol, bla bla bla, un sacco di cose. Ovviamente c'è anche la furtività in questo gioco. Il problema è che andando in giro con le armature eccetera non penso sia molto vantaggioso sfruttarla per ora. Alberto IV, Cumani. E poi qua abbiamo i vari papi. Ok. Società, abbiamo birrai, distillatori, fabbro, mercanti, insomma un po' di tutto. E tutto, la cosa bella è che possiamo apprendere tutto di quei tempi. Ed è veramente una cosa che ho trovato ottima. Scalica o Scalica, come volete chiamarlo voi. E Talberg. Mentre i generali, vabbè, i gabinetti, possiamo lavarci e fare nostre cose. Salve. Possiamo parlare con Sir Robard. You've done well. I'm sorry for your loss. You must be all done in. I don't know the kitchen to have a good meal. Sorrow is easy to bear. Ok. Mangiamo. La cucina, cioè dovrei seguire lui, ok? Va in cucina. Ok, siamo nelle cucine, adesso dovrebbe esserci la nostra cuoca personale, no, più o meno. Ma lei lì, Stephanie Talberg.
Morgiana, che è la nostra cuoca. Questa qua poi ci racconterà la sua storia più avanti, cioè tra 5 minuti. E mentre Boemia qua, Bogema, ci darà il nostro cibo. Thank you, madre. Sì, è un po' addormentato, Harry. Ok, tra l'altro, boh, direi che possiamo anche mangiare e chiudere la nostra live. Ok, Sigmund se ne va. Cioè, sì, ciao, Robard. Non so perché mi è venuto sì. Ok, mangiamo. Vediamo anche l'anatra al rosso, vai, prendiamo tutto. Vedete, quando abbiamo i bisogni, compare in basso a destra. Abbiamo sia il letto sia il cibo. Adesso mangiamo, in calma, e poi vedrete che una cosa interessante quando il personaggio ha sonno, che è veramente ho apprezzato moltissimo, devo dire. Mangia dalla pentola. Ottimo. Mangia ancora se vuoi. Ah, poi devo mangiare ancora. No, ho sbagliato. Mangiamo ancora. Cibo. Vediamo. Purea di lenticchie, magna, panino, panino, panino. Ok, con il formaggio, il pane, e siamo sazi in teoria. Vediamo se fa mangiare ancora, intanto mangiamo. Ok, siamo sazi. E adesso guardate che incomincerò a chiudere gli occhi, anche se siamo in pieno giorno. Guardate qua che cavalli. Va bene, direi che possiamo anche chiudere qua la nostra live. Che dire, questo Kingdom Come Deliverance mi sta veramente piacendo. Sono un po' più avanti di questo punto nella mia partita perché è appena arrivato, quindi non ho potuto giocare tantissimo, però devo dire che è molto ma molto molto bello. Quindi vi lascio con la programmazione di Twitch, poi vedete tutte le news eccetera, comunque sia sul sito e sullo stesso Twitch. E niente, buona serata ragazzi, addio.